Valdichiana, buonasera, quarta puntata di Live Rock Festival, di Diretta Rock, qua in diretta dal Fierale di Acquaviva. Ma chi è venuto stasera a trovarmi? Finalmente, direi, proprio finalmente, cioè, sì, cioè io, proprio finalmente. Come stai? Ma nonostante la mia voce, che spero non faccia alti e bassi, bene, 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 finalmente bene. Poi un ritorno col botto in questa cornice, quindi bellissimo. Un ritorno col botto, come sarà la serata di questa sera, perché ovviamente è serata esplosiva. Quarta serata, tutta dedicata all'Inghilterra questa sera. Sì. Non l'abbiamo fatta apposta, non in realtà, sappiamo, vero? Allora, in realtà non sappiamo se è proprio tutta dedicata, perché... Metà. Esattamente. Sappiamo che per l'appunto la serata inizierà con un secret show. È questo lì che vi vogliamo. Quindi... Si chiama secret perché lo scoprirete solo se venite qua all'ex Ferale a sentire questo secret show, novità di quest'anno. Poi che inizierà si fa? Alle 21, alle 21, quindi mi raccomando, puntuali. Alle 21 bisogna essere qui, fra poco correte. Finita la diretta venite, però la diretta la dovete guardare, sì, perché Chiara è tornata proprio per questo. E la serata poi prosegue con Nua Rubirà, che per l'appunto sappiamo essere un'artista inglese che è reduce dal suo singolo My Voice, uscito proprio quest'anno da poco. E quindi la vedremo sul palco alle 21.45 circa, sì. Più o meno. Poi dopo minuto un tempo più, sappiamo meno. Che con la musica e l'arte vanno sempre un po' vanno così, sessi, fatti a caso. Ovvio. Subito dopo abbiamo sempre un altro artista inglese, Vulu, che ci accompagnerà fino al DJ set live, precisiamo, di Romare, che poi immagino proseguirà per tutta la notte, quindi una serata tutta la notte, tutta. Una serata, diciamo, sulle note inglesi, sì, di nostri artisti. Quindi una serata veramente eccezionale. Sì. Allora, tra l'altro, voi non lo vedete, ma qui dietro le quinte c'è il nostro Michele Bettollini. Eccolo qua che si sta avvicinando. Devo dire, camicie sobrie, sì. Chiara, io non so io, se... Sì, devo dire, sì, prendi, sì. Cioè, puoi prendere, cioè, i salti. Allora, noi ci siamo vestite a nero perché, ovviamente, serata inglese, sì, i giornalisti inglesi è quasi da tre giorni che si vestono in nero, quindi ci siamo un po' dai, abituati. Allora bisogna dare un po' di colore, un po' di come colore. Come una tela, ci colori, esatto, come una tela. Oh, bello questo complimento. Grazie. È bella cosa. Senti. Pronti? Le tue fan sono venute anche ieri sera. Anche ieri sera sono venute anche ieri sera i miei fan. Sì. Fan di tutte le età, lo ricordiamo. Sì. E c'è stata anche un'asta in corso. Ieri sera sono successe tante cose. Sì, tante cose. E stasera ci succederanno altrettante. Speriamo. Noi vi aspettiamo qui all'ex Fierale. E con la quarta illustrazione di questa sera. Così. Non quindi... ci sta niente. No, sì, va bene, sì, un qualcosina, dai, il soggetto. Dai. Il soggetto di quest'oggi è un pianista, non lo so perché, però è uno dei, forse dei disegni più complessi di questa serata. E quindi andrò a dipingere, con questa tela. Pubblico. Io, esatto, con il mio pubblico. Ok, io vale. Seguirò. Allora, noi invece proseguiamo con la diretta. Questa sera, Chiara, tocca a te fare l'altra versata dell'ex Fierale. Perché... Non mi prometto, cioè, del fiatone, probabilmente avrò il fiatone. Sì, anche perché gli faremo fare i giri brevi, quindi vai a riscaldarti. E corro. Tu vai a accendere le luci, pianificare le tele e preparare i pennelli. E io chiamo la nostra prima ospite di questa sera, Nadia Calicchio, vicepresidente del collettivo Pirania. Ciao a tutti. Allora, Nadia. Abbiamo detto già in queste sere passate che quest'anno è veramente un record di presenze, possiamo dire così, perché veramente ieri sera, venerdì, c'era tantissimissima gente, quindi siamo a sabato, le due serate importanti, quella di questa sera e di domani, però il collettivo può essere già un po' soddisfatto? Noi siamo molto soddisfatti prima di tutto perché siamo riusciti a tornare a quello che è il festival che ci rende più felici, cioè quello nella versione per noi più classica e più congeniale, insomma quello per cui ci conoscono. Quindi di questo già siamo molto molto felici. Mercoledì abbiamo cominciato veramente veramente forte perché comunque c'era tantissima gente, soprattutto credo per il concerto della FAM, sì, quindi siamo stati veramente veramente contenti. Giovedì ecco, c'è stato un pochino il tempo che non si sapeva bene cosa voleva fare, quindi probabilmente ha scoraggiato qualcuno. Ieri sera
come hai detto te, sì, a bomba, e stasera facciamo gli scongiuri e lo facciamo anche per domani, dai. Sì, dai, 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 speriamo. Mi ha detto Biancucci di non parlare più del tempo, perché come ho detto, ha iniziato a piovere, non parleremo più del tempo. Senti, quest'anno abbiamo visto tanti ragazzi nuovi che si sono uniti alla forza di questo gruppo, siete tantissimi e state continuando a crescere ancora di più. Sì, sì, questo il volontariato e comunque la presenza nel Fierale in questi 5 giorni di tutti quelli che permettono poi la realizzazione di questo festival è la forza del collettivo. Quindi ci saranno, ora non li abbiamo contati, ma credo, guarda, spanne, ti dico, ma sui 200 volontari tranquillamente. Quindi di tutte le età, cioè parliamo di persone che hanno più di 40 anni, a persone di 14 che fanno le loro prime esperienze magari a servire, queste cose qua. Quindi siamo veramente soddisfatti anche di questo risultato, insomma. Ovviamente quei live rock è l'evento di punta di tutto l'anno delle attività del collettivo Piranha, ma voi durante l'anno gestite o comunque portate avanti il Piranha Social Club. Sì, esatto, abbiamo dal 2019 questa ulteriore attività, diciamo più in pianta stabile dell'associazione collettivo Piranha, che è appunto il Piranha Social Club qui a Acquaviva, e è una sorta di mix di tante cose, cioè facciamo musica live, facciamo dibattiti, facciamo presentazioni di libri, quindi ci permette un po' di sbizzarrirci un pochino di più rispetto a quello che è magari il live rock, anche se il live rock comunque un po' si è evoluto anche, certo, da questo punto di vista, perché non è più soltanto musica. Per esempio stamattina c'è stato il trekking, infatti, è proprio lì che ti volevo arrivare. Però insomma siamo il Piranha Social Club ci permette un po' di variare e poi di dare una continuità anche a quella che è l'impronta che il collettivo vuole un po' lasciare anche all'interno di quel, il contributo, scusami, certo, non l'impronta, il contributo che il collettivo vuole dare a livello comunque di comunità, certo, sia di Acquaviva che a livello un pochino più allargato. Sì, perché come comunità siete abbastanza invidiati, no, nei territori, perché dicono portare avanti un festival del genere e tutti gli anni comunque dettare un po' le linee, no? L'ecosostenibilità, l'ambiente, il discorso delle fotografie, il discorso dei libri, ecco, quindi è veramente una macchina grandissima che voi vi dedicate, perché ovviamente ricordiamo che siete tutti volontari. Assolutamente sì, siamo tutti volontari, è un lavoro che non ce la possiamo, cioè è inutile nasconderlo, è un lavoro che dura tutto l'anno, dura 12 mesi, è sicuramente a volte estenuante, però la soddisfazione sono questi 5 giorni, assolutamente sì. E come hai detto te, attenta anche all'ambiente, anche con l'eco trekking, com'è andata questa mattina? Allora, è andata molto bene, nel senso che ovviamente allora non c'è la partecipazione che ci può essere, perché siamo tutti un po' stanchi, poi le serate sono lunghe, sì, si fa festa, eccetera, però è sempre un modo anche quello per conoscere il territorio e sono punti, non esatto, ti preoccupare. Forse. È anche quello un modo per conoscere il territorio, per godersi un concerto in un ambient che è secondo me privilegiato, e perché non è da tutti i giorni. Il concerto è stato apprezzato, quindi siamo un ulteriore punto a favore, sì, del live rock. Assolutamente. Dove ti troviamo tutte le sere? All'entrata? Allora, io sono all'entrata, quindi sono la rompiscatole che è su all'entrata. Vabbè, ma la rompiscatole per una giusta causa, sì, ragazzi. Dai, su. Prima mi trovavate da altre parti, ormai sono diventata grande e quindi mi tocca stare all'ingresso. Quando ero più giovane servivo e mi trovavate al ristorante. Senti, devi regalare qualcosa? Sì, devo regalare dei punti a una mia amica, quindi due cose fondamentali: Fanta Live Rock Festival e birra Pestinchi. Con questo chiudo. Con questo chiudo anch'io, e a questo punto io passo la parola alla nostra Chiara. Vieni Chiara, sei pronta? Allora, voi non la potete inquadrare, ma lei ha già messo i calzinotti per correre. Senti, vieni, la gonna, non no, non alzare la coscia, non ti preoccupare. Quindi chissà quanti punti sarebbero. Non lo so, perché le tiene il Banini con i punti per noi, quindi non lo so. Allora io ti lascio questo. Grazie. Ti riscaldo io per te. Scaldiamoci un po'. E per il Banini. Vai, Chiara. Andiamo allora. Andiamo ad intervistare, nella speranza che non ci sia troppa fila per l'appunto, il bar, la birreria e poi dopo il bookshop del Live Rock Festival. In queste sere, devo essere sincera, abbiamo visto
veramente tantissima gente, e anche stasera, come potete vedere, il pubblico non è da meno nelle nostre file, come non è da meno anche nel ristorante su cui siamo già andati nella cucina, ma stasera ci hanno detto: mi raccomando, stasera no, per favore, perché l'affluenza è veramente tanta. Qui al bar in realtà per ora fortunatamente non c'è troppa fila, abbiamo già scelto una vittima sacrificale e ora chiederemo la sua presenza. Ecco, l'abbiamo disturbato proprio ora che apre una bottiglia e vediamo un po', però perlomeno sappiamo che è molto impegnato, se non sbaglio il nostro Marco Rosignoli, che si è offerto di fare l'intervista. E intanto potete vedere qualche immagine del bar e ora gli chiederemo anche al bar cosa viene venduto, perché vedo che c'è del prosecco che viene dato ai clienti, che fra l'altro conosco e mi hanno rivolto un timido saluto. E devo dire, infatti, la regia ci allarga sulla gente che, nonostante l'ora veramente ancora, cioè sia presto, non c'è neanche musica, devo dire che l'affluenza è veramente tanta. Abbiamo beccato il nostro Marco Rosignoli proprio nel momento in cui fa un drink, se non sbaglio, e poi gli chiederemo quale drink che gli ha tolto con tanto tempo da dedicare a noi. Eccolo, eccolo, non è per noi questo drink. Ecco, è stata richiamata anche una Marti, che immagino sia Martina. Ah, devono fare uno sketch, immagino, per il Fantalife. Ok. Allora, siamo qui al bar. Prima ti ho visto versare del prosecco, ti ho visto fare dei cocktail. Che cosa si fa al bar? Cosa vendete? Allora, al bar facciamo tutto quello che riguarda la parte degli aperitivi. Chiaramente servizio caffè e amari per il dopo cena, e poi sempre nel dopo cena il servizio dei cocktail. E poi vabbè, bibite varie, insomma, quindi abbiamo sia proposta alcolica che analcolica e ci divertiamo, insomma. Dietro il bancone del bar è un ruolo che hai spesso, immagino non sia il primo anno in cui sei qua dietro. Sì, diciamo che è una passione che ho anche al di fuori, diciamo, del festival e del collettivo, quindi riesco a, insomma, lo faccio anche con più piacere. E qui nel festival in realtà non è tantissimo, diciamo, prima ero in altri settori, un po' come tutti nel corso degli anni giriamo un po', e negli ultimi anni, ecco, mi sono buttato nel settore del bar. E quindi niente, è bello, perché comunque ogni tipo di settore ci fa stare bene insieme, quindi è bello anche per quello, insomma. Soprattutto nonostante per l'appunto il Live Rock Festival sia stato sempre nominato come il festival della birra, vedo che c'è affluenza comunque anche al bar, quindi c'è del lavoro anche qui, anche perché la gente è veramente tanta anche stasera. Sì, no, quello sicuramente, anche perché l'aperitivo, insomma, è un'abitudine ormai consolidata tra tutti, sia ragazzi che più grandi, quindi era giusto anche offrire questo tipo di servizio, nonostante poi la festa fosse conosciuta per lo più per la birra, ecco. E effettivamente riusciamo anche a lavorare molto anche con questi, sia cocktail che aperitivi in sé per sé. Allora direi che prima di spostarci dai tuoi colleghi della birra ti faccio dire quello che devi dire, perché mi sa che devi dire una frase. Fanta Live Rock e stinca per birri. No, birra per stinchi. Dai. Questo vale doppio, doppio. Assolutamente, grazie mille. Niente, siamo riusciti a far guadagnare anche stasera dei punti al live, speriamo, al Fanta Live. E ora ci dirigiamo verso la sezione birreria, che come sempre, come anni hanno, offre delle birre speciali o comunque sia delle occasioni. Ci guardano già male. Mi è stato rivolto proprio uno sguardo di sfida. Chiediamo scusa ai clienti, che come ogni sera sono tanti e che aspettano giustamente il loro turno. Noi aspetteremo con loro il nostro. Tommy, lei sta servendo, ma offriteci una vittima sacrificale. Ora ve la mandiamo. Finalmente ti è toccata alla fine. Siamo qui con Cesare. Ah, ok, era quello che mi era stato detto, il famoso maestro birraio, vai a parlarci. Come va questa sera e come sono andate queste sere qui in birreria? Bene, bene, diciamo che l'affluenza c'è stata, birreria va bene, c'è una buona qualità di birrai, sia maschi che femmine, e siamo un bel gruppo, ci divertiamo.
ti va di parlarci un po' dell'offerta che date come birreria? Sì, allora praticamente nella nostra birreria abbiamo birre internazionali, tre birre da 5 euro con la calzone dell'amico bicchiere e tre birre speciali che sono la Slalom, la IPA e la Bulldog. La più ambita è la Slalom, che è la birra più strong, come si dice, però tutte vanno abbastanza a ruba. Fate ora un corso esagerato, però immagino sia della preparazione, perché con tutta questa affluenza di persone siete tanti, ma comunque sia difficile da gestire. Diciamo che il nostro maestro corsista è Riccardo, che è lui il responsabile della birreria, e le sere prima della festa ci organizziamo e facciamo degli incontri per gestire al meglio il tutto. Bene, allora noi ti ringraziamo e ti lasciamo, perché mi sembra che tra poco di sicuro l'affluenza aumenterà. Grazie. E ci dirigiamo, grazie a te, ci dirigiamo verso il bookshop, l'ultima parte di questa mia camminata che mi è stata lasciata fare dalla Valentina. E stavo per l'appunto parlando del bookshop, che l'anno scorso purtroppo non è stato potuto fare, cioè non l'hanno fatto, diciamo, nella sua interezza come nel 2020, a causa della pandemia, per l'appunto, che non permetteva alle persone di sostare davanti al bookshop. E ora vediamo se magari riusciamo a rubare qualche ragazzo che del collettivo, e se qualcuno... Te ti sei liberata? Sì, sì, vai. Tutte e due. Dai, volti giovani, volti del collettivo, ci fate una bella intervista per il bookshop. Lui la fa, guarda. No. Vai, siamo con... Vai, dici questo noi. Michelle. Filippo. Prima volta al bookshop? Sì. E l'anno scorso e l'anno prima, come dicevo, per l'appunto al pubblico, non è stato possibile fare il bookshop nella sua interezza a causa degli assembramenti che non potevano, diciamo, avvenire davanti alla libreria. Com'è quest'anno che è ripartito? È un po' difficile, o comunque sia il bookshop è sempre un punto di riferimento per le persone che vengono al live? No, vabbè, comunque è sempre un punto di riferimento, anche per comprarti magari il ricordo della festa, che è sempre un punto di riferimento che... Cioè, fa parte della festa, anche questo fa parte della festa comunque. Cosa si vende al bookshop? Perché il nome, diciamo, che potrebbe... Allora, si vendono libri di vari autori e poi anche le magliette di anche delle scorse edizioni della festa. E vedere... Le sacchette e poi basta, penso. Sì, queste cose qua. E... si vende per la... ci fa vedere la nostra regia con quello di quest'anno, che se no poi almeno facciamo vedere quello di quest'anno, il bicchiere. Ti va di parlarci due parole sul bicchiere, sull'eco bicchiere, che diciamo è diventato anche un punto di riferimento per me, secondo me, per le persone che vengono, perché tipo io faccio la collezione. Sì, allora partiamo dal fatto che è il punto di riferimento per la collezione, che chi viene il ricordo, e anche al fatto che comunque non c'è spreco di plastica, è riutilizzabile. Infatti anche qui abbiamo il bicchiere dell'anno scorso, che comunque c'è gente che magari ci riporta bicchieri degli anni scorsi, quindi è una cosa molto utile per non inquinare e soprattutto per tenere pulito il giardino, che è tanta roba da pulire, se no. Immagino, perché comunque sia, come ci hanno detto prima, le persone che stanno nei punti in cui abbiamo intervistato non è che rimangono qui tutta la sera, quando poi c'è da pulire comunque sia, ognuno, magari siete un collettivo, quindi si fa il numero e si va a pulire. Sì, esatto, comunque siamo sempre lì ad andare a pulire, a fare, che comunque anche con l'eco bicchiere, cioè con l'amico bicchiere, è una cosa che comunque va fatta, cioè va pulito comunque anche tra i tavoli, che comunque sì. Allora ti ringraziamo e ti lasciamo al lavoro, e buona fortuna con il bookshop per queste ultime due serate. E io, Vale, direi che abbiamo concluso questa carrellata e mi sento già un pochino meglio, non scricchiolo più dopo questi giorni di fermo nel letto. E ti stiamo raggiungendo, anche perché già praticamente nel cambiamento fra bar e bookshop, nei nostri passi, ho visto che già inizia ad esserci gente e sentiamo che c'è un po' di musica e un po' di movimento anche sul palco. Quindi direi che è quasi quasi giunta la nostra conclusione e l'inizio del Secret Show. Ed eccoci qui che torniamo.
Ed eccoci qui con la Valentina, qui ti lascio la parola dopo tutte queste chiacchiere, finalmente. Senti, com'è andato? Sei riscaldata? Sei tornata a questo mondo reale? Ci sono e devo dire che hanno parlato molto, c'era già molta affluenza, quindi meno male. C'è tantissima gente. Assolutamente, anche stasera come ieri, devo dire, c'è veramente tanta gente. Tanta gente, tanto movimento qua all'ex fierale di Acquaviva. Senti, che birra berrai stasera? Penso una Bulldog. C'è tanta scelta, eh? Sì, prima mi hanno fatto tanti nomi. Penso una Bulldog perché l'ho presa ieri sera e mi è piaciuta, quindi persona ho piano piano. Senti, Bettolini si è messo, Betto si è messo all'opera. Esatto. Noi, te correvi, ti degustavi le birre, ma noi qui stavamo lavorando per voi. Creando. Eccolo qua, Betto ha già iniziato la sua opera d'arte di questa sera, ma tra l'altro non abbiamo fatto vedere il disegno finito di ieri sera. Eccolo qua, il bassista, giusto Betto? Esatto, il bassista, sì, allora, di questo per ora trio di una band, e ora poi domani concluderemo questa come si può dire? Galleria, mi piace questa galleria, questa piccola galleria che ci potete trovare tranquillamente allo stand della Valdichiana, all'ex feriale. Noi siamo sempre aperti, si ride, si scherza, si gioca, abbiamo i fan, tutto quanto, e quindi vi aspettiamo. Sì, facciamo festa, Baldoria, facciamo la controprogrammazione del live con le nostre urla. Allora ragazzi, salutiamo, ovviamente regia rimane un po' in diretta mentre lui porta avanti il suo live painting. Noi ci ritroviamo domattina non andremo a letto, no, perché è tanto tempo che non ti vedo, quindi mi è dispiaciuto non vederti. Ma è dispiaciuto più a me, vero? Però vi ho visto le sere in diretta quando non c'ero, vi ho visto cuore sera, perché comunque sia cuore della Valdichiana e si lascia con la Valdichiana. Ovvio. Allora Chiara, salutiamo, diamo appuntamento a domani con Diretta Rock. Sì, assolutamente, ci vediamo domani, l'ora comunque sia sempre verso le 8. Sì, dopo l'aperitivo, aspettiamo che il Banini abbia fatto l'aperitivo e poi andiamo in diretta. Sì, e vi aspettiamo anche qui stasera perché sì, partendo dal Secret Show, che direi a minuti inizierà la sera, poi a finire con il DJ set, direi che veramente forse siamo qui domani mattina. Sì, appunto, non era una battuta. No. Grazie a tutti di essere stati con voi e vi aspettiamo qui al Live Rock Festival di Acquaviva. Thank you.